Questo programma è offerto da Buona domenica e benvenuti all'ormai puntualissima edizione del VG8 7 giorni in cui come sempre vi abbiamo preparato un riassunto dei servizi più importanti della settimana. Partiamo adesso. Palermo, crollo Vucciria, abbattuti i muretti. Sono stati abbattuti i muretti con blocchi di tufo realizzati dal comune di Palermo per impedire il transito a piazza Garraffello, nel cuore della Vucciria, fino alla messa in sicurezza, dopo il controllo parziale di un edificio già sventrato. Nella zona degradata sono stati aperti alcuni pub che vendono birre alcolici e dalla sera a notte fonda il reticolo di veicoli si trasforma in un bazar del bere che abbassa il livello di vivibilità per i residenti. Palermo, morire a 18 anni per un ascesso dentario. Nel 2014 succede anche questo. La giovanissima vittima, Gaetana Priolo, sembrerebbe aver trascurato, come spesso accade quando diminuisce il dolore, un ascesso ad un dente. Il calvario di Gaetana inizia il 19 gennaio, quando a causa del fortissimo dolore perde i sensi e viene accompagnata al Bucchieri La Ferla. Lì, dopo le prime cure, essendosi alleviato il dolore, viene dimessa e rimandata all'odontoiatria del policlinico, dove la giovane però non andrà mai. Il 30 di gennaio si reca al civico, dove le sue condizioni vengono subito ritenute gravi. Le viene infatti diagnosticata un'infezione che, partendo dalla bocca, si è diffusa ai polmoni. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma le condizioni di Gaetana sono andate aggravandosi fino al decesso avvenuto pochi giorni fa. Il corpo della giovane palermitana si trova adesso nell'istituto di medicina legale del policlinico, dove verrà svolta l'autopsia in seguito all'inchiesta aperta dalla procura. Caso Gennuso. Sei fantasmi si aggirano per Palazzo dei Normanni, tra i lavori delle commissioni e le riunioni dei gruppi parlamentari. L'effetto Gennuso è anche questo. Sei deputati, tutti eletti nel collegio di Siracusa, infatti tra poco non saranno più onorevoli al 100%. Nonostante le rassicurazioni del presidente Arzione, che però ha chiesto in merito un parere dell'Avvocatura dello Stato, infatti la sentenza con il quale il CGA ha imposto la ripetizione del voto in 9 sezioni della provincia di Siracusa, dopo il ricorso al candidato MPA Pippo Gennuso, porta con sé l'annullamento del verbale di proclamazione dei deputati interessati a quella competizione elettorale. Annullato, insomma, l'atto che ha assegnato al candidato lo status di deputato regionale. La sentenza passerà in giudicato tra 3 settimane e a quanto pare i parlamentari siracusani sarebbero formalmente decaduti. Ma quei deputati certamente non si danno per vinti, stanno preparando la controffensiva. A Siracusa, insomma, sarà presto una guerra di carte, con la richiesta da parte degli attuali onorevoli di revoca della sentenza del CGA, ma soprattutto con la presentazione da parte degli stessi 6 deputati di una denuncia penale. Se dobbiamo andare a votare a causa di alcune irregolarità, racconta ad esempio il presidente della Commissione Attività Produttive Bruno Marziano, si faccia chiarezza sulle responsabilità. Palermo, continuano le indagini sul crollo a Piazza Garraffello. Le indagini sul crollo della loggia dei catalani, avvenuto mercoledì scorso in piazza Garraffello, vede 16 indagati, di cui 15 proprietari e un tecnico comunale. L'accusa al tecnico è di non aver monitorato sulle opere di messa in sicurezza della struttura, attività che non sarebbe mai stata fatta. Nel frattempo è stato effettuato il sequestro preventivo di un altro palazzo all'angolo di via Cassari ed a breve verrà posto sotto sequestro Palazzo Lomazzarino. In entrambi i casi i proprietari si sono resi disponibili ad effettuare i lavori di restauro. Riforma province. Oggi in aula la discussione generale sui liberi consorsi. Si è svolta oggi la discussione generale sui liberi consorsi. L'aula ha approvato le norme che stabilisce l'assegnazione delle entrate tributarie alla Sicilia tramite una modifica dell'articolo 36 dello Statuto. Sì anche al DDL sulla promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario. Turano dice che questo è un risultato storico. L'aula ha approvato all'unanimità il disegno di legge col voto 162/A
che stabilisce l'assegnazione delle entrate tributarie alla Sicilia tramite una modifica dell'articolo 36 dello Statuto. Questo richiederà un passaggio al parlamentare nazionale. Prima del voto al DDL è stato approvato un ordine del giorno con parere favorevole del Governo. Sì anche al disegno di legge sulla promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario. È la prima volta, ha dichiarato entusiasta il relatore Mimmo Turano, UDC, che la Regione si dota di una legge che garantisce ricerca scientifica in ambito sanitario. Questo DDL permetterà ai giovani ricercatori di avere uno strumento operativo che consenta leggi a costo zero. Palermo, Franco Zappalà, Gianni Nanfa, Aldo Morgante del Teatro Al Massimo, Vito Parrinello del Teatro Dirittamo, Giuseppe Lelio dell'Agricantus, Massimo Campagna dei Candelai. Questi sono tra i 72 imprenditori del settore teatrale denunciati dalla Guardia di Finanza che avrebbero messo in scena spettacoli fantasma con presunte false attestazioni, costi dichiarati ma mai effettivamente sostenuti, contributi previdenziali non versati, utilizzazione di fatture false. Le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria delle Fiamme Gialle di Palermo hanno permesso di far luce su un presunto sistema di frode messo in piedi da imprenditori del settore artistico. L'inchiesta, dunque, avrebbe portato a galla una truffa per oltre 1 milione di euro, cifra che avrebbe potuto essere di gran lunga superiore, tenendo conto che sulla base delle false autocertificazioni presentate da imprese, attori, imprenditori, la Regione era pronta ad erogare altri contributi. Solo le asfittiche casse regionali e la conseguente chiusura dei rubinetti dei finanziamenti ha fatto sì che molte presunte truffe siano rimaste solo tentate. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio, continuiamo a vedere cosa è successo nelle province di importante in questa settimana. Villa Abate, primo corso di pronto soccorso pediatrico. Al via il corso di primo soccorso pediatrico dedicato alla divulgazione riguardo le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base e di disostruzione delle vie aeree. L'iniziativa, promossa dal sindaco Francesco Cerrito, degli assessori Francesco Giglio e Giovanni Pitarresi e dell'organizzazione tecnico-sanitaria dell'AIV, associazione infermieristica villabatese, che si prodiga a fornire le conoscenze necessarie per intervenire in caso di emergenza. Il programma prevede la formazione di tutti coloro i quali vivono e lavorano con i bambini, potendo insegnare loro gratuitamente quello che di diritto questa società doveva dargli e non gli ha dato, imparare e salvare vite umane. Le lezioni saranno tenute dagli infermieri AIV, poiché il ruolo infermieristico è anche l'educazione e la promozione della salute. Il corso si svolgerà presso il Cinema Ambassador e si articolerà in 8 lezioni di circa un'ora ciascuna, a partire da giorno 4. Il martedì l'appuntamento sarà sempre alle ore 20:45. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Sarà solamente richiesto un contributo volontario al fine delle iniziative associative. Ancora una volta AIV potrà esclamare il proprio motto per i villabatesi: noi dalla vostra parte sempre. Bagheria, ordinanza per l'attraversamento auto in corso Umberto. Il sindaco Lomeo è intenzionato a rivedere la decisione sulla chiusura del corso Umberto alle auto. Il Partito Democratico chiede la sospensione dell'ordinanza in quanto la decisione pare essere stata presa senza la consultazione delle forze sociali. Il problema della crisi dei negozi commerciali dovrebbe essere trattata con un piano di sviluppo urbano e alla messa in atto di interventi più incisivi. Villa Abate.
Si è spento il giovane Antonio Padalino. Si è spento ieri, domenica 9 febbraio, Antonio Padalino, giovane villabatese, da sempre impegnato su vari campi, soprattutto in ambito spirituale. Nella rivista Uscautino ne curava una rubrica. Dopo aver subito un trapianto qualche mese fa, ha avuto delle complicazioni e da qualche mese era ricoverato al civico. Ieri la notizia che si è spento. Canale 8 si unisce al dolore dell'intera comunità di Villabate, che perde un altro suo giovane esponente. Termini Merese, tutta Termini a fianco degli operai. La Fiat non può andar via. È il giorno della mobilitazione generale a Termini Merese. La città si è fermata al grido "La Fiat non può andare via", a sostegno della presenza produttiva industriale e dell'indotto, anche in vista dell'incontro programmato al Ministero per lo Sviluppo Economico domani 14 febbraio. Un lungo corteo organizzato da FIM FIOM e UILM ha preso il via da Piazza Stazione e si sta snodando per le vie della città. Alla manifestazione partecipano operai, studenti, cittadini e sacerdoti, anche loro in prima fila a sostegno dell'avvertenza lavoro. Al passaggio dei manifestanti, i commercianti, in segno di solidarietà, abbassano le saracinesche. Cinisi. Una donna palermitana di 53 anni è morta stroncata da un infarto mentre si trovava su un pullman della Segesta SRL in direzione Palermo. La donna, colta da malore, ha chiesto all'autista di fermarsi. Il conducente è uscito allo svincolo per Cinisi. A bordo del mezzo c'era un medico che ha prestato i primi soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. È morta per arresto cardiorrespiratorio. Il posto è arrivato all'ambulanza del 118, ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Difficoltà anche per rintracciare i parenti della donna, che non aveva con sé i documenti di riconoscimento. È stato usato il cellulare e contattato l'ultimo numero nella lista delle chiamate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, che hanno accertato quanto accaduto. Il medico legale ha dichiarato che si è trattato di morte naturale, quindi non è stata disposta l'autopsia. Misilmeri. Deposito auto rubate, blitz dei carabinieri. All'interno di un capannone industriale nella contrada Rigano di Misilmeri, i carabinieri hanno ritrovato delle autovetture di dubbia provenienza. Alcune infatti risulterebbero rubate. Le forze dell'ordine impiegate nell'operazione hanno denunciato 3 persone con l'accusa di concorso in ricettazione di auto rubate. Procedono le indagini per stabilire la provenienza di altro materiale rinvenuto durante il blitz, come attrezzi per la riparazione e riverniciatura delle auto. Monreale. La pioggia incessante ha causato il crollo di una parte del tetto del comando dei vigili urbani. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per effettuare la messa in sicurezza della zona, facendo cadere i calcinacci, con la consecutiva chiusura dell'intera ala dichiarata inagibile. Il sindaco Filippo Di Matteo ha dichiarato di aver già preso provvedimenti per il ripristino del tetto, consentendo così la riapertura della parte inagibile. A Monreale, l'11 novembre scorso, nella caserma della polizia, gli agenti sono dovuti ricorrere all'uso dei secchi per contenere l'acqua che filtrava dal tetto. Villabate. Traffico rallentato e code chilometriche durante gli orari scolastici. I commenti della cittadinanza e del comandante della Polizia Municipale Giuseppe Tuzzolino. Basterebbe non posteggiare in prossimità delle scuole di Corso Vittorio Emanuele, Via Fiducia e Fondo Palagonia, lasciare i propri mezzi in Via Giulio Cesare e fare 2 passi a piedi, scambiando chiacchiere con i figli durante il tragitto, propone Salvo Pitarresi. Pietro Boncimino. I genitori non intralciano il traffico quando vanno a prendere o a lasciare i propri figli a scuola. Rosario Di Fiore. Le scuole italiane creano caos e disagi in tutta la nazione. Sarebbe opportuno che le scuole aprissero di pomeriggio. Ornella Cottone. I cassonetti della spazzatura dovrebbero essere svuotati prima e non durante l'orario scolastico. Sono queste le reazioni dei villabatesi, i quali ogni giorno sono costretti a rimanere imbottigliati per parecchi minuti nel traffico formato da chilometriche doppie file a causa dell'entrata e uscita delle scolaresche. Il comandante dei vigili urbani, Giuseppe Tuzzolino, afferma di fare, insieme agli altri 14 componenti del comando, definiti da lui mosche bianche, di età compresa tra i 40 e i 48 anni,
tutto il necessario per garantire la normale viabilità alla cittadinanza. Ma, purtroppo, si incontrano ostacoli legati alla struttura del paese, all'inciviltà da una parte della cittadinanza e alla burocrazia lenta che non permette il rinnovo del personale attraverso lo svolgersi dei concorsi. Tuzzolino conclude: ogni mattina, eccetto casi rari di varie urgenze, in quanto le nostre mansioni di sicurezza sono ampie, svolgiamo il nostro servizio in prossimità delle scuole, nonostante gli orari differenti di ogni plesso. Ma un buon funzionamento del territorio è dato anche e soprattutto dalla collaborazione da parte della cittadinanza, che non sempre assume un atteggiamento esemplare. Palermo. Scoperta centrale del falso in via Oreto. La Guardia di Finanza ha scoperto in via Oreto una vera e propria attività illecita gestita da una donna cinese di 53 anni. All'interno del deposito sono stati rinvenuti circa 27.000 prodotti contraffatti, fra questi accessori per la telefonia e l'elettronica firmati Apple, scarpe e giocattoli. La donna è stata denunciata per contraffazione e ricettazione, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro. Stamina, caso Trapani, breccia legale. Il fondatore di Stamina Foundation annuncia trionfalmente l'accesso al trattamento di una persona che era in lista d'attesa a Brescia, dopo la sentenza di un giudice del lavoro in Sicilia. Una breccia legale che permette finalmente ai pazienti di entrare in cura. Così Davide Vannoni ha definito la recente sentenza di un giudice del lavoro di Trapani, che ha concesso a un minore in lista d'attesa presso gli ospedali civili di Brescia di accedere al primo passaggio per il trattamento Stamina. Ed effettivamente un nuovo prelievo di cellule su un donatore è stato fatto dai medici della Lombardia all'inizio di febbraio. Ma il provvedimento del tribunale non può essere replicato per gli altri 135 pazienti che, avendo già in mano una sentenza di un giudice del lavoro, attendono di accedere alla metodica. Ancora una volta la giurisprudenza in materia ha basi recentissime ed è tutta da costruire. La svolta nascerebbe dal fatto che per la prima volta, dice Vannoni, un giudice ha indicato i nomi dei medici che devono effettuare il trattamento. L'ordine è nominale, ha riferito ai pazienti. Ma nel provvedimento del Tribunale di Trapani non c'è alcun riferimento ai 9 medici del gruppo Internal Audit Stamina. Tra le motivazioni vengono citate solo le cure compassionevoli e soprattutto il pericolo di vita, come già fatto precedentemente da altri giudici del lavoro. Villa Abate, Marriage of the Road. L'amministratore di Ester Catering, Totuccio Di Marco, in collaborazione con la società operativa sociale Vivere e con l'associazione no profit Terra del Sole, rappresentata da Virginia Martorana, presenta la seconda edizione di Marriage of the Road, ovvero matrimonio di strada, che si terrà domani alle 16 in Piazza della Regione, con lo scopo di rappresentare nei minimi dettagli e in maniera del tutto originale l'indimenticabile momento del matrimonio. Tutto sarà diretto dal maître Nino Di Salvo e dalla stilista Celeste Galioto. Alla realizzazione degli abiti da sposa parteciperà Rosaria Aiello, mentre la comunicazione sarà curata da Caterina Gargano. Saranno coinvolti tutti i rappresentanti di attività commerciali locali indispensabili per la realizzazione di un matrimonio. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati nuovamente in studio, lasciamo lo spazio adesso alla sezione Sport e Spettacolo. Museo Diocesano di Palermo, giornata nazionale dei musei. Il 14 e il 15 febbraio il Museo Diocesano di Palermo aderisce alla giornata nazionale dei musei ecclesiastici. In questi due giorni il costo del biglietto d'ingresso per i visitatori sarà eccezionalmente per tutti pari a 2 euro. Con lo stesso biglietto si potrà sabato e domenica alle ore 11 seguire un percorso guidato gratuito nelle 12 sale dell'esposizione permanente e i 10 ambienti del piano nobile del Palazzo Arcivescovile, nonostante i cantieri aperti del restauro. Sempre con lo stesso ticket, sabato, si potrà prendere parte ad un altro evento guidato, alle ore 16, sulla conservazione e restauro delle opere d'arte. In questi due giorni sarà possibile vedere oltre ben 250 opere, tra cui tavole normanne, fondi oro quattrocenteschi, tele di Pietro Novelli, ritratti di Santa Rosalia, statue di Francesco Laurana. Un'occasione per conoscere meglio la nostra città. Palermo, inaugurato l'ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. Sabato scorso, presso l'arsenale della Regia Marina e l'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo, è stato inaugurato l'ecomuseo urbano Mare Memoria Viva. L'ecomuseo ha come priorità quella di sviluppare la partecipazione sociale della comunità nel rapporto tra Palermo e il mare, fungendo da soggetto qualificatore della costa occidentale siciliana. Il progetto dell'ecomuseo è stato ideato dall'organizzazione culturale CLAC ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione con il Sud. L'ecomuseo racconta lo storico rapporto tra Palermo e il mare e le trasformazioni di questa città complessa nella vita del lavoro di tante persone. Vi sono storie di resistenza, di viaggio, di commercio, di vacanze e di lavoro. Vi sono ricordi, luoghi, fiabe, cartoline. Vi sono naviganti, portuali, scrittori, poeti, bagnanti, pescatori, operai dei cantieri navali, capitani e marinai. Gente che va per mare e gente che se lo porta sempre dentro, ovunque sia. Un modo per rappresentare l'uomo e il mare. Connubio perfetto della società palermitana. Come ogni settimana termina qui questa edizione del VG8 7 giorni. Vi abbiamo fatto un riassunto dei servizi più importanti della settimana. Vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, seguirci in streaming sul sito www.canale8.tk o guardarci su YouTube sul canale Canale 8 Palermo. Vi ringrazio come sempre per la preferenza e alla prossima settimana. Questo programma è stato offerto da giornata a tutti voi amici di ilmeteo.it, previsioni per lunedì 17 febbraio 2014, il tempo migliora al nord con ultime piogge, va meglio anche in Toscana e Lazio, mentre continua il bel tempo al sud. Ecco il dettaglio grafico: al nord al mattino ancora piogge su Lombardia, Veneto e Friuli, in questo caso saranno fenomeni anche molto forti, attenzione, ma tende a migliorare col ritorno del sole entro il pomeriggio. Bel tempo invece vedete sul resto delle regioni, al centro nubi irregolari, ancora qualche pioggia su Toscana al mattino, ma migliora velocemente con ampie schiarite, bel tempo altrove salvo innocui addensamenti lungo gli Appennini. Nelle regioni meridionali continua il dominio assoluto del sole e su tutti i settori salvo nubi innocue sul Salento, e la neve
inizialmente copiosa e molto abbondante al nord-est, cadrà sopra i 900-1000 metri, sarà assente invece sul resto dei rilievi. Ecco che ce lo segnala la nostra grafica. Venti in prevalenza dei quadranti occidentali. Andiamo a vedere anche le temperature previste per questa giornata, minime pressoché stazionarie, vedete, su tutte le regioni, comprese tra i 5 e i 12 gradi su tutta la nostra penisola. Durante il giorno sarà più mite al nord, con 12-15 gradi fino a 20 gradi al centro e addirittura, pensate, 22-24 gradi nelle regioni meridionali. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Hai già scaricato la nostra applicazione per cellulari che utilizzano Android? Sì? E hai già scaricato pure i fantastici sfondi meteo associati? Non sai che cosa ti perdi, infatti fallo perché sono spettacolari. A domani.